ventenne, torna con la fidanzata Margit nella casa della sua infanzia. L'atmosfera campagnola, quel silenzio, soprattutto quegli arredi ed oggetti lo attirano molto. Ma la casa cela anche un segreto. Una ventina di anni prima, durante una festicciola di ragazzini, Luca ha fatto precipitare dal terrazzo superiore la sua coetanea Lola, una graziosa bambina di cui era invaghito. Sul posto i ricordi riaffiorano implacabili e da essi poco a poco Luca diventa ossessionato. Egli vede Lola dappertutto, piccola e ormai donna, e gli sembra perfino di incontrarla e seguirla invano tra i banchi del mercato, dove Margit va a fare le provviste. Le memorie si fanno più sconvolgenti, anche perché nella vecchia casa ci sono ancora un'antica maschera orientale ghignante ed un manichino. Dunque, un film confuso, dissennato e prolisso. Non basta abbondare in complicazioni ed in allucinazioni di fantasmi per mettere su e tenere in piedi un thrilling. Si può farne anche largo uso, ma lucidità e chiarezza sono essenziali. Già è incerta la datazione della vicenda e pertanto del pregresso incidente mortale, marchio nella memoria infantile di Luca ed incubo evidentemente mal rimosso, tanto da portar lui 20 anni dopo in quella casa maledetta, e qui fino alla ossessione e al feticismo. Per quanto concerne Aisha, amica della madre di Luca, non si riesce a capire quali erano esattamente i suoi rapporti con la piccola defunta e di conseguenza le radici e motivazioni di questa tragica, esequiale, comunque troppo giovane, dea della vendetta. C'è nel film di Beppe Cino un velleitarismo patente, qualcosa di fumoso e di oscuro, in ogni caso una prolissità tediosa, con in più un manichino ed un mascherone deformato degno di figurare in un no giapponese. Impantanati in ossessive memorie, i personaggi sono sbozzati alla meglio, con dialoghi sconnessi e banali o silenzi ermetici. La regia, come abbiamo detto, di Beppe Cino, con Amanda Sandrelli, Stefano Gabrini, Fiammetta Carena, Lola Ledda. Il film è del 1986. Il genere thrilling, e colgo l'occasione per salutare il caro amico Luca Brizzi e Angiolina e anche Gianni, il pazzo dell'horror, che attendiamo le sue recensioni molto presto. Signori, grazie, buona serata, alla prossima recensione.